Como, città di lago, di montagne innevate e soprattutto sede temporanea di MTV Confidential. Insomma, siamo arrivati all'Istituto Casnati per dare voce ai ragazzi. Segreti, sfoghi, tutto passa per la nostra cassetta delle lettere. La storia di oggi parla di un ragazzo timido e di una sua compagna che vorrebbe che si svegliasse un po'. A commentare la vicenda, cinque loro compagni: Pavel, Susanna, Luana, Dorin e Giada. Siamo Giada, ho 16 anni e ho scritto una lettera ad una persona che con le ragazze dovrebbe sbloccarsi un po'. Alessandro, le ragazze cercano tipi come te. Sei carino, simpatico e divertente ed è veramente un piacere passare del tempo insieme a te. Eppure, c'è qualcosa che non va. Ti sei spigliato con gli amici e compagni di scuola, perché non riesci ad esserlo anche con le ragazze che ti piacciono? Oggi voglio farti capire che sei in gamba anche con le donne, solo che ancora non lo sai. Con certe ragazze sì, sono timido, con certe ragazze no. Poi appunto dipende anche dalla persona che sono loro, dipende dal loro carattere, il modo di essere. Mi piacciono di più le more che le bionde, devono essere intelligenti, devono sapermi accettare come sono. Per vivere l'avventura che ho preparato per te, vai in via Santa Abbondio numero 7 insieme a Elia. Il mittente ha scelto proprio Elia perché sa appunto che siamo amicissimi, abbiamo un bel rapporto e perché ci conosce entrambi, vuol dire. E nella lettera c'era scritto che l'Alessandro, cioè, è un ragazzo molto simpatico, no, socievole, però è un po' timido con le ragazze, no, si blocca alla fine. Allora, secondo me è un po' vero. È un ragazzo molto timido, diciamo, quando si trova davanti alla gente che magari non conosce, risulta un po' chiuso. Che di solito non è timido con le ragazze. Ma con le ragazze con noi in classe è sempre simpatico, disponibile. Poi è con le ragazze fuori che è timido. Qualunque cosa mi aspetto, non lo so. Allora, oggi mi aspetto di vivere appunto delle esperienze, dei momenti per migliorare il mio modo di essere con le ragazze. Sono un po' emozionato, un po' imbarazzato, però appunto voglio vedere chi mi ha scritto la lettera e voglio appunto passare una giornata con voi perché mi sembra una cosa molto bella. Siamo Giada, ho 16 anni, Alessandro ha 16 anni e frequenta insieme a me la terza artistico nel centro studi Casnati. Alessandro è un ragazzo molto simpatico, però con le ragazze è molto timido, quindi ho deciso di fargli fare questa storia per sbloccarlo un po'. Con noi compagni di classe, comunque con le persone che conosce, è molto estroverso, cioè è proprio simpatico. Mentre magari quando usciamo in gruppo con altre persone che non conosce, oppure ragazze che gli interessano anche minimamente, si chiude proprio guscio e non riesce neanche a parlare a volte. Se un ragazzo è interessato davvero a una ragazza, un po' di timidezza c'è sempre. È logico, perché tutti i ragazzi in fondo sono un po' timidi.
Posso dire che sono timido io con le ragazze, soprattutto in fase di approccio. Poi se conosco una ragazza e ci parlo un po', mi viene più facile per esempio esprimere i miei sentimenti. Io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Susanna riferito alla timidezza dei ragazzi, di noi ragazzi, e onestamente però non mi è mai capitato un caso patologico, no vabbè, sto scherzando, un caso come un amico come Alessandro. Io conosco un ragazzo che cioè fa lo sborone con gli amici e poi quando si trova ad affrontare quella che gli piace si chiude in se stesso e non riesce, non sa mai cosa dire. Un ragazzo molto sicuro, no? Dà una bella impressione di sé, fa il primo passo, però poi cioè, non conclude, no? Rimane lì, cioè, c'è sempre chi è dall'altra parte, deve fare il passo più importante, diciamo. Quindi a lui cioè, gli manca giusto quel 10%, lui arriva fino al 90% e gli manca quel 10%. Un anno fa Elia ed Alessandro sono andati in vacanza insieme a Malta. Mentre Elia ci provava un po' con tutte le ragazzine che trovava in giro, lì Alessandro si vergognava un po', era chiuso nel suo guscio, quindi non ha provato con nessuna ragazza. Io rispetto a lui sono, ah sì, si può dire un po' più sveglio, cioè diciamo, ho quel 10% che mi manca. Alessandro, non puoi negarlo, con le ragazze sei una frana. Quando ti piace una ragazza ti trasformi nel ragazzo più timido del pianeta e riesci anche a fare delle figure imbarazzanti, eppure sei una delle persone migliori che conosco. Basterebbe che tu tirassi fuori queste qualità per avere successo con le ragazze. Tu ami la musica, in particolare l'house. Perché quindi non sfruttare questa tua passione per conquistare nuove ragazze? Attenzione, per riuscirci devi essere in una posizione privilegiata. Se vuoi scoprire di cosa sto parlando, entra. Pregiato. Va bene, ok. Il posto mi sembra serio, no? Sì, sì.